Attenzione. Bene, iniziamo sempre con il momento più alto della radiofonia italiana, la concentrazione, il nostro OM dedicato a voi. Benvenuti, nuova puntata di Take Away. Ciao Annalisa, come stai? Buongiorno, tutto bene? Benissimo, fantastico. Ti vedo bella sorridente, felice come sempre. Io sono circondato da persone che mi chiedono: ma Annalisa com'è? Annalisa com'è? Annalisa com'è? È Annalisa? Buona. Buona, lo sappiamo. Occhioni bellissimi. Ma noi, noi non ci mettiamo al livello degli altri che dicono: no, ah, ma dei belli occhi, infatti, è bellissimo, no, e tutto. Cioè, noi ste robe non le guardiamo. Like. Infatti, io vi apprezzo per questo. Chi è che ha detto questa roba? Scusate, Chi è stato? Ho sentito un suono. Noi siamo più alti, noi diciamo che Annalisa ci emoziona, ci regala della grande musica. Quindi mi stai dicendo che se tu ti trovassi da solo con Annalisa in una camera d'albergo, nudi, penseresti alle sue doti canore? Guarda, lo dico veramente. Certo, glielo dico in faccia. Io e te, veramente, tutta la sera a cantare. E quel gesto. Assolutamente quel sì. Quel gesto che stai facendo. La radio è bella per quello, perché tu in radio, cioè, puoi guardarti negli occhi, sì, no? E dire tipo: Alan, sei un numero uno. E la mano è sul palco. Bene, ok. Esatto, che volevo bello. Dirvi una cosa, una nota dolente e triste della mia vita. Su nota dolente, io ho avuto un piccolo orgasmo. Perché? Perché comunque stai evolvendo il tuo linguaggio. Come un Pokémon. Grazie a te, sei tu il mio professore di italiano. Sono professorato. Comunque, vabbè. Indi per cui. Adesso stai esagerando. Ecco la tristezza che arriva. Indi per cui. Ieri ero molto triste, come sapete. No. Io poi sono tanti giorni che sto facendo la dieta. Si no. vede, No, ma guarda, si vede. Ti capisco tantissimo. Purtroppo ho ceduto. Cosa hai mangiato? Sono partito con ieri sera pasta al ragù. No. La sera poi. Hai fatto bene. Ho mangiato la carne. No. Mi sono mangiato dei wafer dei Locker che erano buonissimi. Ma alle 12:30 di notte. No. Mi sono fatto il latte con Nesquik e pane Nutella. Una cosa meravigliosa. Alan, fame chimica? Comunque ti posso capire. Forse Annalisa, tu queste cose non le fai, ci mancherebbe altro. Cioè, tu non è che puoi sgarrare la dieta così per un momento emotivo, no? Beh, io ieri sono andata all'All You Can Eat e mi sono sfondata. Perché avevo bisogno di sfogare nel cibo. Ogni tanto c'è bisogno. Ci vuole. Uno fa la dieta, si impegna tutto un po', ma cioè quella volta che ti sfondi è tipo ragazzi, la gioia più grande, cioè, del mondo. Non è pubblicità, ma è una certezza. Sei nel cuore della notte, hai fame, latte Nesquik e Nutella, cioè, morte ragazzi, sua. È la combo fatality della morte. Il problema è che mi dispiace tanto per le puzzette che ci saranno oggi. Andiamo, bene, grazie mille. Apriamo così. Ciao, andiamo. Maestrelli, intanto. Ciao ragazzi. Ciao Giovanni, Gil e Lauretta. Scusami Gil, però tu sai che io giustamente, se ti vedo così, devo chiederti il perché oggi hai la camicia color khaki. Per portare un po' di buon umore. Un po' di buon umore in generale, va bene. Poi non è cacchio. Il color cacchio adesso porta buon umore. Sì, certo. Ah, sì, detto, lui ha le camicie umorali, no? C'è la nera, umore nero, c'è la l'umore e c'è quella color cacchi che è l'umore un po' del. Vabbè, ok. Allora, stasera cosa fate? Vinciamo. In scioltezza. Sì, va bene. Comunque, va bene, siamo pronti, vai Alan. Presentare l'uomo che ha regalato un sogno alla radiofonia italiana. Sì, grazie. Il maestrello Lotti. Grazie. Grande maestrello. Ciao. La persona che ha riempito il vuoto colmato dall'assenza di autori mondiali, regalandoci Giovanni Maggi. Pensa a te. Ma soprattutto, regalato una redattrice / fidanzata a Max Brigante, signore e signori, Daniele Barbera! Ciao Okinawa! Beh, no, giusto. Okinawa, volevo dire questa cosa qui perché secondo me è scioglilingua. Aspetta che sta arrivando, è meglio se suoni, maestrello. Suona tu. Vai, maestrello. Un po' di aerfagia. Sì, vai. Fronde l'intestino. Sei
sei tu che quando balli così ascolti la radio. Io che capito perché, cioè, ti spiego, no? Cioè. Perché c'è quel bel programma lì dentro di te. Capito? È partita, è partita. Ci sono Annalisa e Daniele. Ciao. E il mitico Alan. Puoi evitare di mandarmi addosso le scorre. Con loro Giovanni, la Lauretta e il mitico G. Ehi tu amico, ascolta quello che ti dico. Alza la radio su 105 che è iniziato Take Away. Bella. Ehi tu amico, ascolta quello che ti dico. Ciao. Alza la radio su 105 che è iniziato Take Away. Allora, forse oggi io mi sento di dire è la più bella sigla che hai fatto per questi giorni. Quando ci sono io, sicuramente. Grazie, mi sono esaltata. Grandi, porta a casa sti complimenti, ma arrivano anche note vocali. Senti. Ciao, guarda, amici di Take Away, sono Simone Inzaghi. Grande e Simone. Anch'io sono un fan del grande maestrello. Allora, un abbraccio a tutti. Tra l'altro, ieri. Ha detto Totti, però. No, perché allora, ieri l'ha mandato a casa Totti. Primo. No, è vero, e possiamo fare gli auguri oggi a Simone, che è il suo compleanno. Dai, auguri, Simone. Il mitico DJ Matta. Che bello, ogni tanto riceviamo dei messaggi al 342 41 15 105 dei nostri ascoltatori, e alcuni sono registrati anche su, insomma, Facebook, e ci seguono sulla pagina 105 Take Away. Grande DJ Matt. Allora, amici, noi siamo qui per darvi una piccola notizia che, tra l'altro, ho sentito nel programma precedente. Io ascolto i Friends. Quanto mi piacciono. E soprattutto ci danno anche degli spunti a volte, no? Per dare delle notizie. Nelle Trash News, Valeria ha toccato questo argomento velocemente, ma noi guarda, lo andiamo che a sviscerare. Copiare dai grandi va bene, cioè. È vero, ma soprattutto come nelle grandi leggi della fisica, nulla si crea, tutto si distrugge. Certo. Cioè, in realtà non era proprio così, però va bene. A casa mia è così. Annalisa, correzione al volo, hai avuto, io ho sentito un sussulto nell'intestino di Annalisa, come ha detto no. Sì, mi è uscito un orticario improvvisamente su un fianco qua. Senti, mio padre non era professore di matematica, era proprio un rapinatore, quindi non è che abbiamo studiato tantissimo. Ciao Aldo, insegna agli angeli a usare la bontempi. No, allora volevo dire una cosa per i fan di Annalisa che studiano anche di Aldo che studiano i movimenti. Sappiate che Annalisa ha scritto su un foglietto Imagine Dragons Believer. Ti piacciono? Sì, perché me lo voglio comprare. Non voglio dimenticarmi di comprare. Esatto. Cosa che se no farei, perché come è noto, sono una persona molto attenta, non distratta, non perdo mai niente. Mai, ma neanche la macchina più precisa del mondo, guarda, veramente. Esatto. Allora, amici, siamo pronti, perché immaginate di avere un vicino come Alan Caligiuri per un istante di casa, ok? Ah, quello degli odori, ho capito. Come fate a capire subito? Io ascolto Tony Rossa. Ok. Allora, amici, attenti alle fritture, ok? Sì. Non solo perché fanno ingrassare e intasano le nostre arterie, giustamente, no? Ma perché ci potrebbe essere qualche condotto o qualche dirimpettaio che non gradisce appunto l'odore di fritto. Okay. Uno dice vabbè, ho capito, cioè c'è gente che comunque frigge alle 7 di mattina le robe. A parte che come fai a non amare la cipolla che frigge? Cioè, ecco, vabbè, l'odore dici che è buono. Anche se non sono d'accordo, la puzza di fritto, ok? O la puzza di frittura, all'origine di una lite tra vicini. Cioè, è arrivata persino in Cassazione questa cosa e la Suprema Corte ha decretato la vittoria di chi si è lamentato e parlato di molestie olfattive. Quelle che tutti i giorni Alan, insomma, ogni tanto no beh, ma anche tu in che senso? Anche tu respiri da di dietro. Vabbè, comunque, per non parlare di quelle molestie, il Sole 24 Ore ci ricorda che c'è una sentenza che è la 14.467 barra del
2017, ok, quindi di quest'anno, la Cassazione ha inquadrato la vicenda nel reato di getto pericoloso di cose, ok, in quanto i fumi, gli odori e i rumori della frittura, ok, sono stati oggetto della disputa giudiziaria tra due vicini e hanno appunto dato ragione a chi ha subito questa cosa. Praticamente hanno paragonato questa roba dell'odore dei cattivi odori al lancio anche tipo dal ponte di Sassi. Beh, no, quella è una roba anche tosta, però si va uguale, sul penale, però ci mancherebbe altro, forse le molestie olfattive mi danno lo spunto a, adesso guardiamoci in faccia, sinceramente. Sì. Il vicino di casa. Una volta nella vita una rottura di balle l'abbiamo avuta anche noi, no? Sì. Cioè io per esempio, se becco quello che nella targhettina dell'ascensore continua a piantarci la chiave dentro per fare i buchi nella targhettina, quella dove c'è in caso di incendio non usate l'ascensore, e lui continua a piantarci la chiave della macchina per fare i buchi su quella targhetta lì, ti giuro veramente vado giù di testa. Ma che cazzo di testa puoi avere per fare una roba del genere? Va bene, comunque questo mi dà modo di chiedere intanto a Annalisa, che meraviglia, hai avuto vicini un po' rompiballe? Sì. Cosa ti hanno fatto di cattivo? Ti ricordi qualcosa? Canta troppo la bambina? Sì, rompe sì, le scatole cantando. Rompe le scatole cantando, sì, c'è stato questo episodio molto simpatico, che poi è diventato molto simpatico, all'inizio non lo era, di una signora a Roma, era in casa una delle varie case che ho avuto a Roma. Nomadismo intellettuale di Annalisa. Nomadismo, esatto. Okay. E niente, la signora rompeva un sacco le scatole per il rumore del pomeriggio, perché andava a fare il riposino, no? Quindi giusto, io non potevo suonare il piano, non potevo mettere musica a un certo tipo di volume, cose di questo genere, però eccessive. Perché tu hai la voce poi soffice. Poi io all'inizio ero super comprensiva, no mi scusi signora, abbia pazienza, ha ragione. Poi hai sbroccato. Un pomeriggio ero lì che suonavo il piano a un volume veramente infimo, non riuscivo neanche a capire che cacchio stavo facendo, arriva e suona la signora, al che lì... Hai rotto il cazzo! Signora, adesso scusa, è lei che mi sta dando fastidio, cioè basta. Cioè poi molestie con la musica, no? Che brutto. Capisco se metti delle robe, non lo so, di trance music. No, ma però, poi era veramente, cioè figurati, io salvo persino le formiche dal balcone, cioè, secondo te vado contro una signora che deve fare riposino? Assolutamente no. Guarda, Alan, però... io ho paura a chiederti il tuo vicinato, perché immagino che tra costruzioni abusive e altre situazioni... Serpenti anche. Allora, siamo... No, ma tienla lì, tienla siamo lì in guerra. No, tienla lì, la voglio sapere, la voglio sapere dopo. E chiedo anche ai nostri ascoltatori al 342 sì, 4115 105 se hanno avuto situazioni in guerra, io in contenzioso, io con sono il vicino in guerra, però ti dico solo che con una 9x21 io ti giuro un giorno voglio venire a conoscere i tuoi vicini, risolvere un sacco di problemi. Ho degli amici simpatici che vanno lì e dico sono un vuoto terreno, tu sei simpatico, lui è mio amico, ci mette un attimo, no? Immagino. Aspetta, scusa, che se ogni volta che faccio così sono sessista e razzista. Bravo, hai capito, basta. Mi piace perché le parole in inglese, in italiano, Sta soprattutto... Shepard. Ragazzi, scusa, chi ha preso le mie sabatte? Perché? In cameretta. Ah, ok. Va bene, amici, stiamo parlando di molestie, in qualche modo, in questo caso olfattive, cioè secondo la Cassazione esistono anche queste. Sì. Però, insomma, le piccole liti tra sì, ma condomini. Tocca a me. Sei pronto? Tocca a me. Vai, Alan. Allora, purtroppo... Io non vedo l'ora. Purtroppo io vi devo dire una cosa, sono in guerra. Ma va? No. Da 3 anni perché ho acquistato questa casa nuova. Con i debiti proprio. Le situazioni. Cioè, va bene. Devo pagare fino al 2080. 80. Sì. Il famoso mutuo ottantennale hai fatto. Sì, tu, sì, ok? Sì. E niente, praticamente io ho preso una villetta a schiera, sì, di testa. Mm-hmm. Di fianco alla villetta a schiera di testa c'è un piccolo giardinetto, mm-hmm, che è condominiale. Ah! Però dico, cioè, è attaccata alla mia, no? Ok. Io dico, cioè, perché? Perché? Perché no? Perché regalare al condominio qualcosa che potrebbe essere mio? No, sono andato dal condominio con tutta tranquillità. Sì, no, ho detto, scusi, questo pezzo di giardino è piccolissimo, voi non ve ne fate niente, no? Ma è loro, Alan. No, io, però fammi finire, perché già mi sta salendo il nervoso. Io vi do dei soldi, ve lo affitto. Perché se mi chiedo di regalarmelo? Arriva il vecchio e fa... E no! Quel pezzo di terra lì! Che
nostro! Ho capito, sì, lo so. Ma dico, ma siccome lei abita la 71esima villetta, ora che arriva al giardino muore, infarta, quindi non fa in tempo, non gli serve, no? No! E se voglio mandare il cane a fare la cacca lì? Eh sì, il tuo cane viene a cagare di fianco a casa mia. E allora poi chiamo gente pesante, arriva, minacce. Minacce, qua. Certo, Alan, io darei la ragione a te, se non fosse che tu vuoi costruire abusivamente un autoscontro. Però fai parlare in che voglio sapere. Prego, cioè, ma prego. Scusa, non ha ragione. Ma come non ha ragione? Cioè, il condominiale non lo tocchi. Ma è piccolo. Ma fatti i cazzi fatti tuoi, è condominiale. Ma non serve a niente. Che bello, guarda, sono le robe più belle, le dispute tra vicini. Perché Gile è già un vecchio che sta già iniziando a rompere le palle. Esatto, io da Milano voglio venire in quel giardinetto lì. Ecco. Comunque, amici, sappiate che non ci sono solo problemi sulle proprietà in questo caso, però mi hai dato uno spunto per la prossima assemblea di condominio. Ma io l'ho fatta l'assemblea, ci ho tutto registrato qua. Perché te la faccio sentire un giorno? Che è illegale, lo sai, non lo devi dire, registrare l'assemblea. Come no? Cosa? Ho detto io, perché io devo registrare tutto ma quello tu, che si ma dice. Tu l'hai dichiarato che stavi registrando? L'hai fatto dichiarato? Di nascosto, ovvio, di la verità. Ho fatto come la D'Urso, ci sono le telecamere. Guardate le telecamere. Vabbè, comunque, se scopriranno dei reperti della civiltà romana sotto casa tua, potrai anche fare un museo. Allora, detto questo, andiamo da Camilla. Ciao Camilla, come stai? Ciao a tutti. Ciao Camilla. Bene, che bene, bel nome che è Camilla, guarda. Davvero. Veramente. Allora. Non ce l'ha nessuno, dai. Beh, se, poche. Sono in pochi. Io sono contenta, ho scelto il mio papà. Quindi. Beh, grande papà. Altro. Camilla, sei di Monza? Sì, sono di Monza. Grande Monza anche. Ma adesso grande tutto. Siamo vicini, io segno lei Monza. È puffo, Alan. Voglio di gridare perché sono contentissima che mi avete chiamato. No, io guarda, volevo fare una battuta. È tutto grande, quindi Alan puffo, vai. Puffo cosa? Grande puffo. Allora, parliamo immediatamente. Oh, ci mette un'ora e mezza, gli ho detto, trova una donna che urla di dolore quando lui fa queste battute. Potevi dirlo a me, avrei urlato io. È vero, fallo tu. Se ce la fai. Io non grido che è meglio. Esatto. Okay. Vai con la lite. È ancora in atto questa lite tra vicini? Per adesso si è un po' tranquillizzata la ragazza. La mia vicina del piano di sopra. Ecco, cosa ti rompe le balle su cosa? Lei fa la cantante, almeno così mi ha detto l'amministratrice, solo che è stonata come una campana, grida tutto, ma poi canta anche canzoni, per carità, anch'io vado al karaoke ogni tanto, canto e vabbè, si fa le classiche canzoni da karaoke. Però, ma tipo fa il mondo, non si è fermato. Esatto, tipo il mondo, tutte queste canzoni qua, lei a squarciagola. Ascolta, anche la domenica mattina. Camilla si chiama Annalisa la vicina. No, ma infatti. No, magari. Sì, no, io non mi darebbe fastidio. Non nascondo che quando ho letto il messaggio di Camilla, infatti sono contenta che ha scritto sono di Monza perché pensavi fosse ancora lei. No, perché ho detto è quella di Roma che veniva a rompere le scatole a me. Guarda, invece purtroppo no. Ha detto che è stonata come una campana. Ma insomma, lei ovviamente canta a squarciagola. Ma lei tu canta a squarciagola, sì, dalla mattina, ma soprattutto la domenica mattina, il sabato gli piace proprio rompere le palle alle 9 della mattina. Ecco. Va bene che io col lavoro che faccio sono parecchio in giro, però quando voglio riposare, poi anche il mio ragazzo fa le 3 di notte col suo lavoro, quindi vuole dormire magari la domenica mattina, no, lei deve cantare a squarciagola, però ogni tanto facciamo apposta anche noi, prendiamo dal cellulare, da YouTube, non so, i testi karaoke. Ecco, abbiamo provato a cantare anche alle 3 di notte. La seratona ci siamo messi a cantare Alleluia. Ecco, sì. Alleluia. No, e come era contenta. No, ma volevo dirti, tu hai avuto modo di parlarle, di dirle, cioè, nel senso, guarda, non è il tuo mestiere, lascia perdere, hai rotto le balle? Non gliel'ho detto perché sono buona. No, gli ho gridato perché io ho un giardinetto, lei è il piano di sopra, e gli ho gridato da Unilapizzi! Penso che abbia capito, poi gliel'ha detto l'amministratrice. Poi anche un gatto gigante che fa palle di pelo ovunque. Io adoro gli animali, però anch'io comunque. Però quando si cadono nel giardino le palle di pelo sopra la roba stesa. Ognuno pensi al proprio pelo, insomma, in quel senso. Comunque salutami, ma è sicuro. Salutami il tuo ragazzo che lo conosco. Se fa le 3 di notte ho capito chi è. Ma come hai capito chi è? Anzi, lo saluto. Ma cosa saluti, Alan? Voglio bene. Grazie per ieri. Se
mi sta ascoltando, gli ho detto che mi avrebbe chiamato perché lui lavora in un bar di giorno, ma il venerdì e il sabato lavora di notte. Ecco. Quindi... Vabbè, comunque, Camilla, speriamo cambi il meno il repertorio alla tua vicina e grazie della telefonata. Grazie a ciao. Voi. Ciao a te. Ciao, 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 grandi. Ciao. Vabbè, se lo faccio io. Aspetta, però prima dovete far correggere all'unica cantante che c'è in studio, donna, perché c'è anche il maestrello. Sì. Mi correggi se era giusta la, la nota e l'accordo che ha fatto oppure no? La nota era giusta, l'accordo era messo là a caso perché dopo 3 secondi prima era ancora lì che diceva un sacco di cazzate. Però, non andare più a far spagnolo la mattina perché vieni qua con un caratteraccio. Allora, oh, non ti permettere! Non essere irrispettoso. Sentiamo? Let's hurt tonight. Let's hurt tonight. Adesso, no, adesso c'era però il timbro. Non mi è piaciuta l'interpretazione. Alan, prova a farla a te. No, esatto. Posso sentire sull'inglese? Un attimo, vai. Vai. Se io mi guardo. A cappella, silenzio. Vai. Silenzio. Let's hurt tonight. Oh, hai sentito come si fa? Grande! Così si fa. Ma era calante. Sì, non infatti. Fa niente, c'era dell'emozione. No, stiamo facendo questa cosa perché ovviamente come i vicini di Radio 105 ne avranno un po' le scatole piene di sentirci urlare dalla mattina alla sera e anche quelli in radio magari in alcuni casi. I vicini ogni tanto si lamentano, però noi non ci interessa. Ma no, tanto. Noi non sentiamo niente nessuno fortunatamente perché lo studio ha le pareti con la lana di vetro che blocca. Quando tu fai una cameretta la devi coibentare, quando la coibenti, infatti dove canta mio padre che fa il suo karaoke anche in casa, è coibentato. Hai imparato questo termine, lo vogliamo dire un'altra volta? Coibentato. Va bene, ok, andiamo al telefono perché abbiamo Silvia. Ciao Silvia, come stai? Benissimo, emozionata. Perché c'è Annalisa, lo so. Ma noi chiediamo scusa, anzi sai cosa, ti passo Annalisa. Ciao Silvia, grazie. Ciao. Per lei. Ciao, ciao. Ciao Silvia, come stai? Ciao, tutto bene. Tutto bene? Sì, bellissimo sentirvi. Con i vicini come va Silvia? Allora, i miei vicini è una lotta continua, ma si fanno la guerra tra di loro, perché in realtà sono poco a casa. Però è un continuo, fanno a gara chi è che fa più casino la sera, dopo una certa ora, no? E quindi bambini che giocano a palla, tipo dalle 11 a mezzanotte, No. Il cane, ovunque, sulle scale, uno schifo. Fanno di tutto, quindi, non c'è una cosa precisa che proprio ti fa andare fuori di testa, fanno tutto loro. Sì, perché sono entrati in guerra, siamo una ventina di famiglie, e sono entrati in guerra tra di loro, no? Perché chi non è tollerante, quindi il rumorino già gli dà fastidio, e allora per far dispetto poi giustamente lo fa più forte. Beh, c'è da dire che non so se è successa anche a te questa cosa, però io tutte le volte, sarà che sto invecchiando in maniera vertiginosa, però tutte le volte dico, non fanno più le case di una volta con quei bei muri grossi, a risparmiare sui muri, succede questa roba qua, è una mia teoria oppure l'avete pensata anche voi una volta nella vita? No, vabbè, c'è da dire che nel mio condominio io sento anche quello del piano di sopra quando va in bagno, ecco, quindi vedi, sicuramente quelle sì. È anche vero che insomma a mezzanotte non fai giocare tuo figlio con la palla, io ce l'ho un bambino, dopo una certa ora gli dico di non far casino. Sì, lo devi anestetizzare in qualche modo, cioè, con no, il gas. No, lo metto a dormire. No, cioè, esatto, inizia il repertorio di racconti. Col gas. Non col gas, sto scherzando perché mi sta nascendo un bambino e anch'io avrò di questi problemi. No, ovvio, cioè, fai un pochettino di attenzione per il questo vivere, insomma. È vero. Ecco, ma però, tu hai avuto momenti di insomma litigio vis-à-vis con queste persone oppure no? No, io mi faccio i fatti miei perché poi stando da sola col bambino ho sempre paura che, perché dato che hanno anche rubato nel mio condominio, dico non so mai cosa può succedere. Allora, cioè, diciamo che la paura del vicino che sbrocca da un momento all'altro è comunque vero. Forte, è insita dentro di noi. Cioè, poi guarda, succedono delle robe brutte. Tra l'altro che vanno nella cronaca nera, che uno poi anche se ce l'ha col vicino non sa mai se da un momento all'altro. No. Io spesso dico, secondo me questo qua a pezzi di cadavere dentro ma a casa. Dai, ma no, cioè, così, no, dai. Oddio. No. No, vabbè, però
se ne senti talmente tante, perché tipo anche quando si vedi la macchina rigata, poi da lì nasce tutto. Allora mi faccio i fatti miei, sperando appunto di andarmene via presto. Però sì, sono passi, alle volte sono passi squilibrati. Esatto. Meglio non inimicarseli, mamma mia, squilibrati. Esatto. Vivi e lascia vivere. Ciao Silvia, grazie. Ciao Silvia. Buon a tutti, grazie. Ciao. Posso dirti una cosa, Dani? Sì. Però in realtà tutti noi vogliamo sapere cosa succede a casa degli altri. Cioè, in realtà siamo tutti un po' curiosi. No, io ieri devo salutare. Posso salutare un mio amico tassista? Certo. Che ieri la mia fidanzata ha fatto la morfologica al Mangiagalli. Ok. Ero molto in ritardo io, come al solito. Anche e lì. Questo tassista Francesco mi ha portato volando per le vie di Milano. E tu stiamo volando, Francesco. Comunque, andiamo a Mangiagalli. Volevo dire a Francesco che mio figlio sta bene. Ok. A tutte le dita. Meno beh, male. Quindi salutiamo tutti i God Taxi Driver. Sì. Ok. Taxi Driver. No, God Taxi Driver, come si traduce in italiano? God di Dio. Ok. Però non posso dirlo. Taxi driver? I taxi che guidano da Dio. È Dio tassista. Allora andiamo avanti. Gridala, ferma! Sì. Urla! Mio Dio! Amici, che bello fare queste freddure. Ben ritrovati nella seconda ora di Take Away da Radio 105. Annalisa, la nostra co-conduttrice, che ci regala perle musicali. Stanno avendo un successo planetario sui social. La sua fanbase fortunatamente apprezza tanto anche questo tuo modo di interagire con loro, perché spesso quando fai un album insomma sei meno presente, no, con la musica. Assolutamente. Cioè, sei un po' più assente a livello musicale, è un modo per sentire la tua voce anche in questo in momento di incubazione del tuo nuovo lavoro. Assolutamente. Però io sono troppo contenta di queste due settimane, te lo posso dire? No, no, meno male, brava. Tantissimo, cioè io non so veramente come farò la prossima settimana. Perché dicono tutti così e poi non si fa sentire nessuno. Non è vero. Cosa? Adesso lo diciamo. Sì. Diciamolo. Diventiamo amici e usciamo ogni tanto. Sì. Sì, già, comunque, abbiamo messo due settimane per averla a pranzo domani. Sì, infatti. No, non è vero, ma no. Comunque, perché cioè, mi hanno fatto fare miliardi di cose. Ma sì, ma voi artisti siete impegnati. Comunque, volevo dire una cosa. Siete voi che siete impegnati, che ve la tirate, mi mandate i messaggi la notte. È vero, questa roba che si sente col maestrello Notti nella notte mi ha lasciato un attimo perplesso. Maestrello? Vabbè, ma io non la cago. Vero, non mi ha risposto, dormiva. Meno male. Comunque mi fate ringraziare Annalisa, perché devo dire una cosa importantissima. Sì. Io non ho neanche un fan e adesso in poi mi stanno scrivendo i fan di Annalisa dicendomi le cose da dirgli durante il giorno, quindi grazie. Insomma, non comunque ho capito se il ringraziamento è sincero. No, è sincero. Se, mannaggia te, ma Annalisa. No, è sincero, perché io ci parlo, poi quando non c'è niente da fare ogni tanto gli scrivo, no, ma cosa è Annalisa? Anch'io ho avuto una non vedevi l'ora, diciamo che passo il tempo, una serie di messaggi da fan di Annalisa che ovviamente sono felicissimi di trovarla, ma è talmente tanta la voglia, la morbosità anche delle volte positive. Ci mancherebbe altro, che usano noi per farle domande, però io non mi sento di fare domande. No, io gliele faccio tranquillamente, però prego. La cosa che non abbiamo, no adesso non c'è la domanda. No. Sarebbero, gliele faccio fuori onda. Okay. Però non abbiamo realizzato questo karaoke in piazza in Largo Donegani, cioè questo era molto importante. Secondo me dovevamo fare gli ostacoli del cuore io e te. Allora io ci sto provando, però vi chiedo, visto che io dopo ho tutti questi famous game of incularels, che vuol dire famous game, giochi famosi della cosa, dell'incularella, insomma, per capirci. Io sto cercando di chiedere le autorizzazioni. Ma perché chi tu sai, ma chi? Tu lo sai che in Radio 105 c'è il consolato americano? Chiama il consolato G che ci parlo io. Sì, c'è, infatti, mi sembra yes il momento giusto. Moment. Sì, yes one moment. Comunque amici, un po' di musica adesso, è un momento dedicato ad Annalisa, okay? Quindi dovreste teoricamente switch la vostra postazione, io lo chiedo live, in questo momento Annalisa si prepara. La canzone che cos'è, maestrello, quest'oggi? La canzone l'ha scelta Annalisa stanotte alle 2 dopo aver bevuto del Bonarda. Esatto. Ecco. Ecco, che cos'è? Amore disperato di Nara. Ah, che bello. Io ti prego, Alan. Ero disperata. No, io ti prego, Alan, di tenere lì in canna il karaoke che c'è in te. Vabbè, però almeno sul fino all'ora. Ma perché non è che siamo al concerto di Annalisa, qua giochiamo tutti. No, però posso dirti una roba? Sai che ieri Alan ha fatto dei cori. Grazie. No, ma voi due avete fatto dei cori armonizzati. Grazie.
Pazzeschi. Meno male. Va bene. Cioè, se noi non ci mettiamo un po' di take away, non è giusto, scusa. Prendi porta a casa. Sì, ma anche per tirare su un po' dei fan a lei, perché sì, sennò. Analisa, noi lo facciamo. Infatti, per sì, te. Io lo so, io ne ho bisogno, vi ringrazio. Allora, amici, direttamente dallo studio 1 di Radio 105. Allo studio Milano. 2. Cazzo ne so. Studio. Allo studio, se non sei ancora gli studi, dopo 10 anni. Studio Diamante di Radio 105 in Milano 2. Sì. Studio 2, ma che tristezza. Sì. Studio 2, Oro Rosso di Radio 105 Milano, yeah. Annalisa, performance live with Maestro Lolotti in Amore Disperato di Nada. Nada. De nada. 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 Già partita la tristezza. Sembra un angelo caduto dal cielo, come vestita quando entra il sassofono blu, ma si annoia appoggiata a uno specchio, tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesia. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo tempo. Una sera incontrò un ragazzo gentile. Gentile, gentile, gentile. Lui quella sera era un lampo e guardarlo era quasi uno shock. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando a casa. Ballerà tra le stelle accese e scoprirà, scoprirà l'amore, l'amore. Tutti, tutti, non so. Disperato! Ah, 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 ah. Lo sapevo. Ah, 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 ah. Disperato, disperato, oh, disperato, 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 oh, disperato. Brava. Oggi è stato un'esibizione corale, ragazzi. Ragazzi, io devo dire la verità. Posso dire una cosa? Che quando hai alzato il tono, ci siamo guardati io e Daniele ed è partita tutte e due la stessa parola. Minchia. Esatto. Minchia, come cazzo facciamo adesso andare dietro a queste? Allora, Samantha De Grenè si ferma con noi per giocare a Sarababbi e lei si è appena data la zappa sui piedi. L'aiuto io, l'aiuto. Ma io suggerisco bene, sì, però. L'aiuto io, l'aiuto io. Che si vince, che si vince. Allora, niente. Si vince no, sostanzialmente. Niente. Intanto sono in palio 1.000.000 De che? Di metri cubi d'aria. Cioè tu niente. Puoi tranquillamente fare quello che vuoi di questi metri cubi d'aria. Poi gestisci tu, li puoi spostare. Puoi decidere di darli a qualche altro concorrente. Comunque, dell'isola. Sami. Sì, ormai siamo amici. Sami, cioè, ormai Sami. Posso chiamarla Sami? Scusi, siamo amici. Ma l'hai vista due giorni neanche? Se, no, un'ora. 10 minuti. Che schifo che no, mi fai. Non vale. Allora, se vinci tu qualcosa da regalarti, lo troviamo. Sì. Così. Situazioni. Ma che io partevo. Pensi tu. Ma allora, niente, tu non vi spiego le regole nel frattempo. Allora. Voglio la maglietta. Sì, poi ti do la maglietta. Allora, da una parte una squadra composta e capitanata da Samantha De Grenè e Alan Caligiuri. Ok. Dall'altra abbiamo l'altra squadra, Annalisa e un nostro ascoltatore barra ascoltatrice. In questo caso come si chiama? Scusami Jill. Ma bene, come ti chiami? Ciao, benvenuto. Pronto? Ecco, scusa, Lucrezia, giusto? Ciao, sì, scusami, non sapevo se era la prima o la seconda partecipante. Sì, sono Lucrezia da Bari. Ok, ciao. Lucrezia da Bari, stai con Anna. Ciao, Lucrezia. Ciao. Stai con Annalisa. Ciao, Annalisa, ciao, Samantha. Ciao, Alan. Ciao, ma non possiamo suggerire a Lucrezia? No, siamo è contro qua. Di te. Cioè, no, ho capito, no, ma io voglio farla vincere. Guarda, non c'è problema. Con il tuo compagno di squadra non avrai problemi. Ma a lascia perdere lui, fai finta che non c'è. No, allora, le regole le sai tu, vero, Lucrezia?
Letizia? Sì, vi seguo, ecco, tutti i giorni. Allora, nello spiegarle a te, le spiego anche a Samantha, ovviamente, sì, un po' a tutto il popolo di 105, c'è un pulsantone sonoro, noi abbiamo finito i soldi, con Mediaset avevamo dei soldi. Non dire così, Pier Silvio, io ti amo. Anch'io. Grandissimo Pier Silvio. Ok, no, volevo dire, esatto, veramente. Abbiamo un pulsantone sonoro che viene scelto dai capi squadra. Prego, Annalisa. Allora, il mio pulsantone sonoro è "Maestrello, devi smetterla". Perfetto, una cosa facile da dire. Prova pulsante Lucrezia, grazie. No, scusa Annalisa, puoi ripetere? Sono troppo emozionata, mi sono persa. Il pulsante è "Maestrello, devi smetterla". Ok, "Maestrello, devi smetterla". Perfetto, esatto, ottima prova pulsante. No, adesso il pulsante tanto per sapere il pulsante di Alan. Chissà quale sarà sto pulsante. Alan, mi no, tranquilla. Allora, la Sami era come il postal market. No, ma tu sei veramente un demente. Ma io sono stata la regina del postal market. Lo so, benissimo. Lo sai. Va bene, allora, per prenotarsi, qual è la parola? La Sami era come il postal market. La Sami era come il postal market. La Sami era come il postal market. Ok, tu ti potrai prenotare, ok? E dovrai dare il titolo della canzone. Se non lo sai, ti puoi far suggerire da Alan. Ok, in bocca al lupo, amici. Siete pronti? Sì. Siete pronti? Lucrezia, sei pronta? Ma il treno devi smetterla! Ok, no, aspetta. Market. Siamo pronti? Una cosa un po' anni 80, musica! Ni 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 ni. Maestrello, devi smetterla! Ok! No, si è prenotata prima Lucrezia. No, io sono contenta. Meno male. Allora, Lucrezia, con meno foga il pulsantone perché ci siamo spaventati. Allora. Scusami, non sono talmente agitato al cuore che mi sta andando a mille. Non infartare, lo giuro, quello non ci credere, sto tremando. Allora, il suggerimento, ne hai bisogno, la sai? La sto cantando, devo cercare di arrivare al titolo. Ti aiuta Annalisa? Se vuoi il suggerimento io te lo do, è facilissimo, eh. Ok, prova Annalisa. Allora, sì, dammelo perché ho capito. Vediamo te lo do. Allora, la terra. Allora, il mondo. Bravo! Aspetta un attimo, La Sami l'aveva anche letto. Che cosa? ma non si era prenotata. Non va bene che leggete i titoli delle canzoni. No, no. Adesso mi sono avvicinata, me l'ha tolto subito. Guarda che cattivo. Ragazzi, arricchitevi. Le regole sono importanti. Musica! Oh, suggerisci. Vai, adesso lo sentiamo. Sami era come postal market. Si è prenotata. Si è prenotata, vai. Non l'ho sentita. Non l'ho sentita. Non troppo neanche la musica. Prego, Alan. Volevo provare il mio pulsante. Dai, rifai un pezzo, dai. Ni. Dai, no, un po' di più, dai, muoviti. Ni 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 ni. Sami era come il postal market. E quella canzone che fa "Amico mio che stai sulla collina". Ecco, come si chiamava? Non mi ricordo il titolo. Montagne verdi? No. 5 Alan. 4 E non me la ricordo. 3 2 Dai! Aspetta! Uno. La Lucrezia, parola Lucrezia, dai, Lucrezia. Che sarà, ricchi e poveri? Che sarà? Ma possiamo cadere su che sarà? No, abbracciami che ci ripensiamo. Ma cosa abbracci? Sarà possibile. Sì, Lucrezia, esatto, il titolo 2-0, attenzione perché se indovina la prossima Lucrezia è finito il gioco. Mi dispiace, ieri sera eri bellissima. Grazie! Però fammi fare il punto della bandiera, questo non mi fa fare niente. Dai, adesso sto zitta. Vai, una combin. Musica! Ni, 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 ni. Sì, vai! Samantha era come il postal market. Okay, va bene. Ci ho aggiunto. La sai, Samantha? No, vuoi un aiuto? Vuoi un aiuto? Ecco. Io? Vagabondo. Tu sei? Magra. No, tu sei? Bella? No, no, una. Allora facciamo così, una un po' più vecchia di te, eh? Adulta. E quindi un. Successo. No. Come? Allora, no, ragazzi, allora, i suggerimenti, però no. Ma che suggerimento è? Ma che cosa stai dicendo? Allora, una dai, più adulta di me. Sì, ok. Molto più adulta di te. È come me. E no, molto più adulta. Di... quindi? Quindi?
c'è la canzone con signora, una ce l'ha. La non sono una signora. Ma che facciamo notte? Non sono una signora. Sì, però Alan, che suggerimenti sono? C'è anche signora Lia, ecco. Sei emozionato, Alan. C'è una telecamera, no? Sì, sì. Ma voi, se fate, se uno vi fa così... La silhouette, diciamo così. Cioè, perché signore? Perché io esco con signore così, dai, andiamo avanti. Posso dire una cosa? Sì. Io ve la do buona, sì, però non era proprio buonissima. Dai, musica! Vai. Lucrezia, oh, adesso andiamo a vincere. Sì, sì, sì. Vai, Lucrezia. Stavolta era come posta al market. Ah, se la sbagliate, adesso ragazzi, suggeriscigliela tu questa qua. Aspetta, ma non è l'ultima questa. Sì. Se la sbagli, sì, No, dobbiamo sbagliarla perché deve vincere Lucrezia. Sì, vabbè, ma non, guarda, non c'è dubbio, senti il suggerimento. Allora, la porta. Ascolta, la porta è fatta da due ante. Perfetto. La porta di calcio è fatta da due. Da due pali. Ok, tienine uno. Palo. Ok, ok. Cinque. Ecco, glielo faccio. Paloma! E quindi. Due. Cucu, paloma! Brava! Brava! Sullo scadere, oh. Brava! Ragazzi, non ci credo. Due pari, dai. Due pari. Dai, che è l'ultima. Dai, che bisogna riprendersi qua. Sto sudando peggio di... Anche io sudo. Ma io non sono truccata, verrò carina. Tu sei buona proprio. Notaio. Cioè, non puoi non dargliela la Salute. Samantha è bella come il post al market. Prego, risposta. Ah, io non la so, ma che si vince? Perché se si vince qualcosa vince Lucrezia, per me. Niente. Allora, Lucrezia. Okay. Allora. Ho già vinto a parlare con voi, ragazzi, devo essere grato una forte emozione. Sei il numero uno, Lucrezia. A ottobre cosa succede quando finisce la stagione? Quindi? A ottobre. La stagione estiva. Quindi? L'estate. Mi suggerisci quella che fa, ragazzi? Sì, le regole. Ma è schifo, dice tu. Una canzone! Ma lo so qual è! Ah, ok, dilla! L'estate sta finendo! Ah, no! Signori! Abbiamo allora, vinto. Lo signori, sai, comunque ogni scusa è buona per abbracciare Samantha. Esatto, è vero. Cioè, una roba orribile. Noi dobbiamo in questo caso ringraziare Lucrezia che non ha vinto ma è stata bravissima lo stesso. È stata bravissima Lucrezia. Grazie, Lucrezia, ragazzi, mi hai fatto vincere. Sono veramente contenta. Un bacio a tutti quanti e in bocca al lupo a tutti quanti e grazie Samantha. In bocca al lupo ancora. Grazie Lucrezia, grazie a te perché so che mi hai fatto vincere. Va bene, grazie Lucrezia. Siamo arrivati ai saluti finali. Io ringrazio Samantha De Grenet per essere stata qui con noi. Stare ancora qua. Guarda, all'infinito giocare. Incatenata davanti alla 105. Sei stata molto simpatica. Qua. Sei stata molto simpatica e ovviamente l'isola è finita, ma in questo momento riparte una nuova Samantha e quindi felice di averti, come dire, avuto qui in diretta con noi. Comunque, se volete io torno. Ma quando vuoi. Guarda, sai che io ho sudato più adesso che quando ero adolescente. Posso far dire una cosa in onda al marito? Sì, cioè, sì, dillo, dillo. Ti spacco. Prego, se vuoi dire un qualcosa. Vuoi dirlo da là? Vuoi mandarlo? Prego, se lo vuoi fare. Dillo. Alan, sei un grandissimo. Ti aspetto fuori. Le mani. Ti aspetto fuori. C'è ancora i calli. Ecco. Ancora i calli sulle mani. Ballo l'alli calli. Vai. Sigla. Grazie Annalisa. Grazie Samantha. Tutti quanti. La faccio più. Ragazzi, ho sudato come non so che cosa oggi. Si ballava. Si balla che tu stai davanti. Io ho un 100. Sì. Io ho un 5. C'è la musica in faccia qua, Ah, 105.